Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruota in pista. Martedì 26 gennaio 2016. Ferrari. La prima delle 10 Ferrari F60 America è stata consegnata nel weekend in occasione del 25esimo appuntamento annuale di Palm Beach Cavallino Classic in Florida, di fronte a vari collezionisti e appassionati. La vettura in edizione limitata è stata realizzata per festeggiare il 60esimo anniversario della Ferrari negli States, un omaggio alla passione dei clienti americani per i 12 cilindri e per la guida open air. La F60 America ha la stessa livrea della North American Racing Team, nei colori blu Nart e bianco Italia, e lo stemma del 60esimo anniversario sul parafango e a bordo sul tunnel centrale. Land Rover. Venerdì prossimo, 29 gennaio, sarà il giorno dell'addio ad un mostro sacro della storia di Land Rover. Dalle catene di montaggio della fabbrica britannica Jaguar Land Rover di Solihull uscirà infatti l'ultimo esemplare della gloriosa Defender, un'icona delle 4x4 diventata leggenda nel corso dei suoi quasi 70 anni di avventura produttiva. La casa inglese starebbe però già lavorando allo sviluppo di un erede della mitica Defender, che potrebbe essere assemblata per la prima volta in uno stabilimento al di fuori della Gran Bretagna. Bosch. Bosch ha sviluppato un nuovo ausilio tecnico, dedicato soprattutto a chi ha il piede pesante alla guida, ricordando che la sensibilità del piede dei conducenti è responsabile di un quarto dei consumi di carburante, oltre che di situazioni potenzialmente pericolose. Si tratta del pedale dell'acceleratore attivo, che consente di risparmiare fino al 7% del carburante, con la contemporanea riduzione anche delle emissioni. Una lieve vibrazione comunica al guidatore che sta esagerando con il piede pesante e se il veicolo è dotato di un sistema di assistenza, il pedale funziona come ausilio alla guida. Inoltre, in abbinamento al dispositivo di navigazione oppure ad una videocamera che riconosce i cartelli stradali, l'innovativo pedale dell'acceleratore by Bosch garantisce ai guidatori un segnale di avvertimento atipico quando ad esempio ci si avvicina ad una curva pericolosa a velocità troppo elevata. A domani per altre news!